bentornati sul mio canale, spero abbiate passato una bella settimana. Oggi ricominciamo anche con gli ingredienti del mese. Non so se vi ricordate, a inizio anno, verso la fine dell'anno scorso, inizio anno avevamo iniziato con questa cosa, quindi a inizio mese io sceglievo un ingrediente particolare, molto spesso di stagione, ma non necessariamente, perché se non sbaglio un mese avevamo portato le lenticchie. Vi racconto un pochettino qualcosa, qualche informazione sull'ingrediente che ho scelto. Vi faccio vedere un po' di modi per poterlo cucinare e poi, volendo, lascio una sezione sul blog direttamente in home page, dove potete trovare tutte le ricette appunto che ci sono già, presenti nel blog con quel particolare ingrediente. Se volete vedere quelli che delle edizioni passate, diciamo, se non sbaglio ho fatto il cavolfiore, le lenticchie, i carciofi e credo anche la zucca. Sì, probabilmente ho iniziato dalla zucca perché mia grande passione. Vi lascio il link qua sopra, così potete vedere tutte le varie ricette con questi singoli ingredienti. Oggi ho deciso di parlare di finocchi, perché finalmente sono tornati. In realtà la pianta del finocchio è una pianta perenne, cioè sostanzialmente ci sono delle varietà che possono essere coltivate tutto l'anno in determinate zone, quindi in realtà esiste anche il finocchio estivo, quindi non è proprio uno di quegli ortaggi che d'estate scompare completamente. Iniziamo subito a dire che il finocchio è tutto commestibile, quindi sia la parte bianca, che diciamo è quella che siamo abituati a mangiare più spesso, che anche i ciuffi. Molto spesso noi, quando la troviamo al supermercato o comunque anche dal fruttivendolo, i ciuffi vengono tagliati. Però, volendo, se avete un po' di confidenza con appunto l'agricoltore che lo coltiva, andate a prenderli in un posto dove appunto c'è vendita diretta, oppure li coltivate direttamente voi nell'orto, sappiate che potete mangiare anche i ciuffi, e dopo vi dirò qualche ricettina per poter preparare anche quelli. Ma iniziamo subito a parlare delle proprietà del finocchio. Allora, innanzitutto c'è da dire che, piccola curiosità, ci sono finocchi maschi e finocchi femmine. In realtà non c'è differenza tra gli uni e gli altri, cioè sostanzialmente cambia soltanto leggermente la forma. Infatti i maschi sono un pochino più cicciotti, mentre invece le femmine sono un pochino più allungate. La mia mamma, quando andava a fare la spesa da piccola, mi diceva sempre: prendi sempre i maschi, perché i maschi sono un po' più cicciosi e un po' meno fibrosi. In effetti ho notato questa piccola differenza, però sono proprio minuzie. Era divertente così darvi anche questa informazione. Comunque, che siano maschi, che siano femmine, sono buone ugualmente. Ma torniamo a parlare delle proprietà. Allora, il finocchio ha un sacco di proprietà, quindi è proprio uno di quegli ortaggi che fa bene un po' a tutti, grandi e piccini. Iniziamo subito dal dire che la sua principale proprietà è quella carminativa, ovvero aiuta a ridurre i gas intestinali, a prevenire la comparsa e quindi tutti quei fastidiosi gonfiori che ogni tanto si hanno, via, ecco. Inoltre fa anche molto bene l'allattamento, perché infatti aiuta la produzione del latte, e non solo questo, ma aiuta anche i bambini a limitare le colichette. Quindi, mamme, se state allattando, andate via di finocchi, che è un piacere. Ha anche proprietà drenanti e tonificanti. Insomma, all'interno del finocchio ci sono un sacco di sostanze che fanno benissimo alla nostra salute. Bene, ora che abbiamo capito che questi finocchi vanno mangiati, perché sono molto buoni, non solo per un discorso di sapore, ma proprio perché fanno bene, vediamo un po' come possiamo cucinarli. Allora, partiamo da come poter cucinare appunto la parte, quella più conosciuta, quindi la parte bianca del finocchio in sé. Direi che il modo più comune e diffuso è quello in insalata. Sul blog io ho un po' di insalate fatte appunto a base di finocchio. A me piace molto tagliarlo sottile, 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 sottile. Poi magari lasciarlo un pochino molle in acqua e ghiaccio, così rimane bello croccante. E poi dopo condirlo e abbinarlo con varie cose. Mi piace molto l'abbinamento con l'arancia. Sta benissimo anche abbinato al salmone affumicato. Infatti avevo preparato proprio una ricetta di un aperitivo, anzi no, di un antipasto per il menù San Valentino, dove proprio la cena si iniziava con un'insalata di finocchi. È molto buona da mangiare anche alla griglia, quindi se appunto non avete voglia di mangiarlo crudo e non avete voglia di cuocerlo nel modo classico, quindi al vapore, potete tranquillamente anche grigliarlo. Anche qui cercate di fare delle fettine abbastanza sottili, senza esagerare, perché comunque è buona che rimanga la consistenza un po' scricchiolante, sgranocchiante, no? Scricchiolante, scricchiolante, no?
Vabbè, è croccante, ecco, una consistenza croccante. È buono che abbia comunque una consistenza bella croccante, però grigliandolo gli dà insomma quel non so che, un pochettino di griglia appunto, che ci sta sempre bene. Ottimo da condire poi con una salsina fatta con prezzemolo, capperi, acciughe e olive nere. Buonissimo, un goccio di limone, olio, perfetto. È buonissimo il finocchio anche cotto, quindi possiamo farlo, come dicevo prima, cotto al vapore, poi condito in vari modi, oppure a me piace tantissimo cucinarlo al forno, quindi io taglio degli spicchi abbastanza grossi, di solito lascio anche la parte superiore, tolgo giusto un pochettino la cima, quella un pochettino più verso l'esterno, giusto per pulirla, lo metto in una teglia con un pochino di sale, un po' di olio, un po' di pepe e poi lo metto a cuocere, forno molto alto, io di solito lo faccio cuocere a forno a 250 gradi per circa 10-15 minuti. In questo modo viene proprio una bella crosticina e il sapore secondo me è fenomenale. Se poi volete dare un tocco un pochino più particolare, vi consiglio di condirlo alla fine con un pochino di sale aromatizzato alla vaniglia, perché comunque il finocchio ha un sapore che ricorda molto sia la liquirizia che l'anice, quindi è abbastanza dolce e appunto si sposa benissimo con la vaniglia. Un altro modo abbastanza classico per cucinarlo, soprattutto qua in Italia, è cotto nel latte. Io personalmente non l'ho mai mangiato così, però vedo spesso anche nelle stories ricette appunto di persone che lo cucinano così. Analogamente possiamo farli anche al forno, gratinati, possiamo condirli un po' come facciamo per il cavolfiore, per fare, se vogliamo farlo al forno, quindi conditi con un pochino di besciamella e poi messi direttamente a gratinare in forno. Ultimo ma non ultimo, potete farci anche delle vellutate, sì, anche con i finocchi si possono fare le vellutate. Io di solito lo metto a cuocere con un pochino di patata in modo tale da dargli quella componente un pochino più cremosa, perché il finocchio rimane un po' più fibroso e acquoso, quindi abbinato con la patata riuscite ad ottenere una crema molto saporita, molto delicata, che vi consiglio altamente. Dei finocchi però non si mangia soltanto la parte bianca, infatti si mangiano sia i semi, che sono ottimi per aromatizzare tantissime pietanze, i pani, io per esempio ogni tanto li uso per aromatizzare il pane pita, li tosto leggermente in modo tale che da rilasciare proprio tutto il loro aroma e poi dopo li mischio insieme alla farina. Potete decidere di consumarli sia interi, anche se io la cosa che preferisco di più è appunto tostarli e poi macinarli leggermente e aggiungerle alle varie pietanze. La mia mamma quando ero piccola li metteva nel fegato, quindi quando cuoceva il fegato col pomodoro, ricetta della mia bisnonna, aggiungeva anche dei semi di finocchio, che era una cosa buonissima, ci stavano da Dio. E poi arriviamo all'ultima parte commestibile dei finocchi, ovvero i ciuffi. Allora, iniziamo da una delle cose più semplici, ovvero il decotto. Come poterlo fare? Semplicemente mettendo a bollire per circa un quarto d'ora i ciuffi del finocchio all'interno dell'acqua. Anche qui otterremo una tisana che andrà a sfruttare tutte le proprietà che abbiamo elencato all'inizio, quindi magari se abbiamo mangiato un po' tanto, ci sentiamo un po' gonfi, questo è un ottimo rimedio, senza dover utilizzare le bustine di tisana al finocchio che si trovano già in commercio. Per finire, un altro suggerimento che vi posso dare per come utilizzare i ciuffi, visto che, come abbiamo detto all'inizio, il sapore del finocchio è molto simile sia alla liquirizia che all'anice, sta molto bene nel risotto allo zafferano. Molti chef fanno il classico risotto alla milanese, il risotto con lo zafferano, aggiungendo della polvere di liquirizia sopra, in modo tale da stuzzicare un pochettino e rendere meno piatto il sapore del piatto stesso. Ecco, se non volete utilizzare la liquirizia, potete tranquillamente tagliare molto finemente i ciuffi del finocchio e aggiungerli proprio sopra il classico risotto allo zafferano, proprio come se fosse un'erba aromatica, in modo tale da dare quel sentore un pochettino liquirizia anicioso, che non so se esista anicioso, però lo utilizziamo nel caso, che con lo zafferano sta molto molto bene. Bene, questo era tutto quello che io avevo da dirvi sul finocchio. Allora, dal momento che sul blog effettivamente non ci sono tantissime ricette utilizzando questo ingrediente, vi chiedo di lasciare qua sotto nei commenti le vostre ricette preferite col finocchio, in modo tale da integrare questa sorta di ricettario a base di finocchi, e così tutti possiamo prendere spunto dai vostri suggerimenti e utilizzare e provare a mangiare i finocchi in un modo diverso dalla solita insalata o le ricette che conosciamo già e che utilizziamo solitamente.
Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se vi piacciono i finocchi, io li adoro, cioè d'inverno io mangio praticamente solo finocchi come verdura cruda, perché sono assolutamente i miei preferiti. In home page sul blog appunto trovate il link all'archivio delle ricette a base di finocchio. In settimana è uscita una nuova pillola di sostenibilità in cucina sulla Instagram TV e questa settimana vi parlo di come smaltire correttamente gli oli esausti vegetali, quindi quelli della cucina, oli di conserve oppure l'olio del fritto. Inoltre è anche uscito un post dove facciamo un riciclo creativo, vi racconto un po' di quello che avevo preparato, lo show cooking che ho fatto inizio settembre insieme a Baule Volante al Sana, quindi alla fiera del biologico che c'è a Bologna. Vi faccio vedere la ricetta appunto che ho preparato, che sono i matuffi, una ricetta molto semplice, una minestra di polenta un po' liquida alternata alla passata di pomodoro, perfetta per i primi freddi, piace a tutti, grandi, piccini, adattissima, soprattutto poi se utilizzate la polenta istantanea la fate veramente in poco tempo. E poi dopo mi sono divertita a trasformare il barattolo in cui è contenuta la conserva di Baule Volante in qualcosa di un po' interessante che sono sicura vi piacerà. Quindi se siete curiosi vi lascio qua il link per andare a leggere il post. A questo punto io ho parlato tantissimo come al mio solito e niente, quindi vi saluto, vi mando un bacio, vi auguro una buona domenica, una buona settimana e noi ci vediamo giovedì sulla Instagram TV per una nuova pillola e domenica prossima sempre qui su YouTube per un nuovo video. Ciao!